Il primo trailer di GTA 6 ha infranto tanti record e l'uscita del gioco è ancora lontana. C'è molta speculazione su quando vedremo il secondo trailer, il trailer numero 2, e quando sarà rilasciato. Oggi analizzeremo tutto ciò che sappiamo riguardo al trailer numero 2. Hola Gringos e benvenuti, io sono Vigi Future e tu stai guardando Mucchio TV. Senza perdere tempo, mettete un like al video ed entriamo nella prossima fase della campagna di hype di GTA 6. Al momento, gennaio 2024, il primo trailer di GTA 6 ha raggiunto numeri incredibili, ben 165 milioni di visualizzazioni ed oltre 11 milioni di mi piace. YouTube stesso ha confermato che è il trailer di gioco più visto di sempre e il video di gioco più apprezzato della storia della piattaforma. Il che è piuttosto ridicolo se si considera quanto contenuto di gioco viene pubblicato su YouTube ogni singolo giorno, ogni singolo mese, ogni singolo anno. Inoltre, Rockstar ha reso il trailer pubblico un giorno prima, senza alcun annuncio ufficiale in risposta alle fughe di notizie. Il che significa che le persone si aspettavano di vedere il trailer un giorno dopo, eppure ha comunque infranto tutti quei record. C'erano letteralmente migliaia di persone sedute ad aspettare il countdown del trailer di Rockstar, e poi il trailer effettivo è andato in onda con circa 14 ore di anticipo, cosa che non si era mai vista nella storia dei videogiochi. Il primo trailer di GTA 6 è stato un momento importante nella storia della saga di GTA. Anche se non sono sicuro che il secondo trailer avrà lo stesso impatto, credo che supererà tranquillamente le 100 milioni di visualizzazioni nei primi giorni, specialmente se vedremo un po' di gameplay. Ho sentito alcune persone dire che Rockstar rilascerà un nuovo trailer nei prossimi mesi, ma prima di parlare di questa teoria voglio ricordarvi che il gioco è uscito prima del 2025. Una data del genere non fa ben sperare per il rilascio di più di un trailer in un periodo di 6 mesi. Nemmeno nel caso in cui il gioco fosse rilasciato proprio quest'anno. Detto questo, ci sono alcune teorie più interessanti su quando potrebbe uscire effettivamente il trailer numero 2, una delle quali abbiamo già accennato in un video precedente. Ma vi aggiornerò prontamente perché quest'ultima teoria ha riscosso molta più attenzione dell'ultima volta che ne abbiamo parlato. Sono sicuro che tutti avete visto il poster promozionale di GTA 6 con Jason e Lucia seduti sul cofano delle loro auto. Lucia ha il braccialetto elettronico. Tutti conosciamo questa immagine, ma alcuni fan attenti si sono resi conto che ci sono alcuni fori di proiettile sul lato dell'auto e se venissero letti come Braille, che è un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo, per non vedenti e ipovedenti, suggeriscono che potrebbe succedere qualcosa a settembre. Questo potrebbe tranquillamente essere un riferimento a un trailer di settembre 2024, il che sarebbe abbastanza credibile in termini di tempistica, dato che il primo trailer è uscito a dicembre 2023. Quindi un'attesa di 9 mesi per un secondo trailer sembra abbastanza ragionevole per un gioco che uscirà nel 2025. Ovviamente si potrebbe dire che questa teoria sia un po' fantasiosa, dato che la gente sta letteralmente estrapolando il Braille dai fori di proiettile di un gioco di GTA. A prescindere da come la si guardi, sembra un po' eccessivo. Tuttavia, con ciò detto, una data di rilascio a settembre per il secondo trailer mi sembra molto credibile. Potrebbe effettivamente essere così, e se così sarà, Rockstar dovrà confermare se la teoria del Braille con i fori di proiettile era vera o se era solo una strana coincidenza, perché state pur certi che se il secondo trailer esce davvero a settembre, le persone che credono nella storia del Braille non smetteranno di parlarne. Un'altra possibilità è che Rockstar rilascerà il secondo trailer durante uno degli showcase estivi del 2024, che sembra essere un anno piuttosto scarso per i giochi AAA. Questo significa che ci sarà molta attesa per chiunque rilasci un buon trailer. Gli showcase estivi come Summer Games Fest e simili saranno pieni di giochi, e a quanto pare il 2025 sarà uno di quegli anni con grandi successi videoludici, mentre il 2024 sembra piuttosto scarso per quanto riguarda grandi rilasci, anche se ci saranno titoli da tener d'occhio, e di cui evidentemente parleremo in futuro. Questo potrebbe essere un buon momento per Rockstar e Take-Two di rilasciare un trailer durante il periodo più atteso dell'anno, che è l'estate. Personalmente penso che Rockstar non partecipi a uno degli showcase estivi,
Rockstar e Take-Two sono pienamente consapevoli del fatto che i loro giochi monopolizzano l'attenzione, ed è proprio per questo motivo che non hanno mostrato il primo trailer di GTA ai Game Awards. Quindi non credo che GTA 6 sarà presente a uno degli showcase estivi, ma potrebbero comunque rilasciare un altro trailer questa estate. Un'altra teoria da considerare è che Rockstar potrebbe far uscire il secondo trailer a un anno dal rilascio del primo. Quindi, se il primo trailer di GTA 6 è uscito nella prima settimana di dicembre, ci faranno aspettare un intero anno per il secondo trailer. Sarebbe assurdo, ma conoscendo Rockstar potrebbe anche essere. È oramai diventato comune nel settore dei videogiochi rivelare un titolo attraverso qualche teaser, attendere un anno o anche più e solo in seguito mostrare qualcosa di più concreto. Dato che GTA 6 non vedrà la luce prima del 2025, non sarebbe affatto sorprendente se Rockstar non intraprendesse alcuna azione fino al 2024. Hanno la situazione sotto controllo, presumendo che GTA 6 venga rilasciato a settembre o a ottobre del 2025. Una delle previsioni più popolari del settore, un trailer a dicembre 2024, darebbe comunque a Rockstar ampio spazio temporale per avviare una robusta campagna di marketing. Sebbene possa non essere gradito da noi fan dover aspettare fino a dicembre per un altro trailer, non è fuori discussione, considerando il funzionamento attuale dell'industria e il fatto che il gioco non dovrebbe essere disponibile fino all'anno successivo. Un'altra considerazione legata alla teoria del trailer di dicembre è che molte delle grandi aziende nel settore dei videogiochi stanno diventando sempre più ritardatarie con i loro trailer. Negli ultimi anni l'industria dei AAA ha ricevuto molte critiche per aver svelato i giochi molto prima che fossero pronti. Wolverine, ad esempio, è stato presentato più di 2 anni fa e sembra che non sarà disponibile prima del 2026. Poi ci sono altri titoli di rilievo come Perfect Dark di Xbox e The Elder Scrolls 6, che abbiamo visto per la prima volta nel 2019 con un teaser del logo. Non sto sostenendo che i giochi debbano essere affrettati, ma c'è stata certamente una tendenza diffusa dei giochi blockbuster ad essere svelati troppo presto. Questo ha spinto aziende come Ubisoft ed Electronic Arts a diventare più conservative nelle loro campagne di marketing. In passato si realizzavano trailer oltre un anno prima del lancio, ma ora molti editori cercano di attenersi a un periodo di 6-9 mesi prima del rilascio per avviare le campagne di hype, una scelta che trovo effettivamente più sana. Detto questo, se Rockstar e Take-Two stanno adottando queste nuove regole dell'industria, potremmo dover attendere a lungo prima di vedere il secondo trailer di GTA 6. Nel vasto panorama delle informazioni riguardante la data di uscita ci troviamo di fronte a una certezza. Il lancio di GTA 6 è previsto in qualche momento del 2025. Questa prospettiva è stata supportata da pronunciamenti di numerosi esperti del settore e del CEO di Take-Two, i quali hanno indicato che GTA 6 dovrebbe essere rilasciato nel corso dell'anno fiscale 2025. Questo implica che il gioco dovrebbe giungere sul mercato entro la fine di settembre 2025 massimo. Tale tempistica inoltre si allinea con una consolidata tradizione di GTA, considerando che il predecessore, GTA 5, fu lanciato nel mese di settembre, un trend che si è ripetuto per la maggior parte degli altri giochi della serie, con uscite in settembre o ottobre. Tuttavia, se questo previsto mese di uscita dovesse confermarsi, potrebbe significare che dovremo attendere fino all'inizio del 2025 prima di vedere un nuovo trailer, imponendo un periodo di attesa considerevole. Take-Two e Rockstar, consapevoli della loro posizione di rilievo nell'industria, godono di una sicurezza che permette loro praticamente di dettare le regole per GTA 6, rendendolo un successo praticamente garantito. La possibilità di un rilascio improvviso per GTA 6 anche domani lo renderebbe comunque il lancio di gioco più grande di tutti i tempi. Tuttavia, seguendo il tradizionale approccio dell'industria con un rilascio programmato nella seconda metà del 2025, non sorprendiamoci se dovremmo pazientare per un altro intero anno prima di vedere il secondo trailer. Potremmo eventualmente ricevere un teaser, un aggiornamento o qualche altra forma di anteprima per tenerci impegnati durante l'estate. Tuttavia, rimaniamo con i piedi per terra, poiché è probabile che ciò non accada
È da sottolineare tuttavia che Rockstar ha dimostrato di essere capace di rilasciare trailer a sorpresa durante l'estate, offrendoci qualcosa su cui riflettere e mantenerci in attesa. Resta da vedere cosa riserverà il futuro. Personalmente vi auguro una piacevole giornata. Noi ci vediamo presto, sempre qui, su Mucchio TV.